Ciao a tutti e bentornati da Sir Kraz. Quest'oggi vi voglio far vedere come rendere il vostro personaggio il più forte possibile e come capire quali sono i migliori oggetti che dovete equipaggiare in World of Warcraft. Voglio iniziare questo video dicendovi che la guida che sto mettendo su non è una guida dedicata a Shadowlands come espansione o a questa patch specifica, in auge adesso, ma in realtà è una guida che è sempre valida, perciò potete utilizzarla anche nel futuro. Quindi, indipendentemente da quando la guardate, vi dà soprattutto un iter mentale da eseguire, quindi un certo percorso e dei ragionamenti che vi possono servire per arrivare ad ottimizzare il vostro DPS. Ovviamente ci sono dei ma, li vedremo nel video, però intanto sappiate che è generica. Passiamo al tool vero e proprio. Il tool vero e proprio si chiama Riotbots. Riotbots che cos'è? In realtà Riotbots è un sito web, diciamo è un'interfaccia grafica per un servizio di hosting nel cloud fornito da questa compagnia e nel cloud loro girano un programma chiamato Simulationcraft. Simulationcraft originariamente era un software scaricabile su PC, esiste tutt'oggi, potete scaricarlo se volete e vi esegue una simulazione dandovi il DPS ottimale del vostro personaggio. Come potete vedere, per esempio, qui ho fatto una simulazione in Quick Sim, che è una modalità che vedremo dopo, per una fight single target zero movimento chiamata appunto Patchwork, come il vecchio boss. E questo tool ha fatto, questo sito web ha fatto girare nel background il software e ha eseguito tutti gli script, ha visto la consumazione di Astral Power, gli oggetti, i talenti e tutto quanto, ha eseguito determinati codici preimpostati, chiamati APL, ed in pratica ha tirato fuori il mio DPS ottimale su questa fight. Ha eseguito circa 11.785 simulazioni ed ha un margine di errore di 6 DPS. Quindi se io eseguissi tutto nella perfezione della rotation, dovrei avere 6 DPS di margine rispetto a questo tool qui. Avete un damage breakdown, che è una panoramica di quali sono le spell che vi hanno fatto più danno nella fight, e in percentuale in cast per esempio e anche in danno vero e proprio per la durata della fight che è 7 minuti in questo caso, lo potete vedere qui. Avete la lista dei buff costanti che avete up tutto il tempo e la lista dei buff che in realtà avete up quante volte e la percentuale della fight in cui li avete avuti up per esempio. Però questo è un po' meno interessante. È interessante vedere il sample ability log che è più o meno ho reso conto di come andrebbe giocato in realtà il PG. Non è una guida, dovete conoscere il vostro PG, dovete sapere cosa fare in base alle situazioni, però vi dà un'idea. Ad esempio, nel druido vi precasta due volte Wrath per andare subito in Eclissi, applica i dot, tira un altro Wrath e poi tira Incarnation e quindi attiva la doppia Eclissi. Tant'è che qui subito dopo avete la doppia Eclissi e Incarnation come buff attivi. E poi vi dice ok. Quando tirate Incarnation andate subito con Fury of Elune, spendete tutto il potere astrale e poi tirate Convoke the Spirit che vi ricarica di nuovo il potere astrale per rispenderlo nuovamente. Quindi vi dà tutta questa rotation ideale se volete. Vi tiene conto anche degli oggetti di set, che io per esempio ne ho 4 qui, perciò questi influiscono. Ma come ho detto questa è una specifica di Shadowlands, ma la guida è generica. Quindi quando ci sarà una nuova espansione terrà conto anche dei nuovi oggetti nella nuova espansione. Quindi dovrete aspettare che la build di Riotbots attiva sia recente abbastanza da contenere i contenuti della nuova espansione. Perciò, facendo un piccolo recap, Simulationcraft è utilizzato dentro questo sito Riotbots per simulare il DPS ottimale del vostro PG. Nota a margine, se vedete questo damage breakdown, io nascondo un attimo il sito web. Possiamo ritrovarlo anche dentro il gioco con un qualsiasi add-on di Damage Meter. Selezioniamo una fight singola, quindi di single target, apro i danni e mi vado a vedere appunto che il Damage Breakdown è, non so, 38% di Comet Arcana. Sul Simulationcraft avevo circa il 37,1% di danni di Comet Arcana su 7 minuti di fight. Questa magari è durata un po' di meno, sono 3 minuti. Però più o meno ci dà un'indicazione che ok, ho fatto bene i miei conti, la spell che ho tirato di più è stata questa, la spell che ha fatto più danni è questa, sono sulla buona strada per ottimizzare il mio DPS. E questo è solo un aspetto di Simulationcraft, è solo un modo in cui vi può aiutare ad ottimizzare il DPS.
Poi quello vero e proprio che deriva dal girare la simulazione con i differenti talenti, i pezzi di equip, in base alle differenti tipologie di fight, ed è quello che vedremo subito adesso. Vediamo dunque come si usa Simulation Craft e Ridebots. Il primo pezzo del puzzle è Simulation Craft stesso. Dovete scaricare questo add-on, aggiungendolo al gioco, per sbloccare questa iconcina, per aggiungere questa iconcina vicino alla minimappa. Cliccate sull'iconcina di Simulation Craft e vi dà determinate stringhe di testo. Voi lo copiate con Ctrl-C, semplicemente, e questo testo in realtà è una panoramica del vostro personaggio, quindi un riassunto. Switchate successivamente su Ridebots, il sito web, andiamo per comodità su QuickSim come tipo di simulazione, e qui in questa box incollate con Ctrl-V il testo che avete copiato dal gioco. Questo vi setta i talenti, l'equipaggiamento e tutto il resto che è dipendente dall'espansione attuale di Shadowlands, per esempio i Conduit. Passiamo poi alle simulazioni e alle varie opzioni che avete. Avete la tipologia di fight, quindi se volete un single target senza movimento, quindi statico. Se volete un single target con movimento, per esempio 50 yard ogni 85 secondi, o un single target con ampio movimento, quindi vi muovete con frequente movimento, scusate, quindi vi muovete 25 yard ogni 10 secondi. Potete decidere di avere più di un boss staccati, per esempio, quindi che fate clip o meno, senza movimento. Ne mettiamo uno per semplicità, e la durata della fight. In generale le fight dei boss fight quest'oggi durano almeno 6 minuti, 7 minuti, quindi io metterò 7 minuti. Poi ci sono le specifiche dell'espansione, per esempio Shadowlands, vogliamo mettere l'olio dell'arma? Mettiamo di sì con il default. Io in questo caso ho il Solea, quindi magari metto la celerità, il proc di quest'altro trinket lo mettiamo su celerità. Iterazioni. Iterazioni sarebbe il numero di volte che viene girata la simulazione nel background per poi potervi dare in realtà il risultato. In iterazioni noi lasciamo Smart Sim, significa che lui esegue il numero minimo di iterazioni indispensabile finché vede che il risultato non cambia in modo consistente. Quindi che significa che se ogni volta ottiene la stessa simulazione di DPS a scanso di 3 DPS, per esempio, smette di simulare perché significa che ha trovato l'ottimo. Possiamo selezionare nella sezione successiva Ride Buff, per esempio possiamo dire tutti, Optimal, che mi seleziona tutte queste finestre qui, o 0. Possiamo anche mettere 0 e poi customizzare noi, dire ok, questa pozione, questo cibo, questa flask, questa runa. Voglio il Bloodlust, non lo so, ho un Monaco, metto Mystic Touch, ho un DH, metto Chaos Brand, eccetera. In questo caso ne mettiamo tutti, così vediamo il massimo DPS in tutte le condizioni. L'unica cosa io, per esempio, se non tiro mai la pozza, non la metterò, e se non tiro mai la runa, la disabilito. Tutto il resto lasciamolo. Poi sono opzioni archiviate, per esempio nella patch precedente c'erano le Dominion Shard, noi non le abbiamo più. Ma fanno parte di questa espansione ancora, perciò vengono lasciate qui. Il resto non toccate nulla, voi preoccupatevi del tipo della fight e dei buff che volete da ride, e poi cliccate su Quick Sim. Come vedrete, a me parte subito la simulazione, a voi non è detto che parta subito, ma vedremo successivamente per quale motivo. Come vi accennavo, la simulazione per me è stata istantanea, per quale motivo? In realtà questo dipende dal vostro piano di abbonamento. Partiamo dal dire che Simulation Craft su Ridebots, quindi su questo sito, è completamente gratuito, non dovete assolutamente pagare nulla, potete girare qualsiasi simulazione volete. Tuttavia vi mette in coda con tutti gli altri utenti che lo usano in modo gratis. Se volete saltare la coda, dovete sottoscrivere un abbonamento. Il più basso è per esempio il raro, che costa, non lo so, $3 al mese. Oppure $2.50 al mese se paghiamo 6 mesi a volta. Il raro cosa vi fa? Vi fa saltare la coda di tutti gli utenti gratis, ma vi mettete sempre in coda con gli utenti che pagano come voi. Ci sono 2 milioni di simulazioni in Top Gear Iterations, che vedremo più tardi cos'è.
In più avete altre drop optimizer features che di solito io non utilizzo. La cosa principale per me è saltare la coda e avere il numero di opzioni maggiore. Cos'è questo numero, questo 2 milioni? Se andate in Top Gear, che non è un programma televisivo, sostanzialmente avete tutto l'equipaggiamento nella vostra bag. Voi potete iniziare a selezionare alternative e vedete qua in basso che man mano che io seleziono il numero di delazioni sta salendo. Cosa significa? Significa che io sto incrementando il numero di combinazioni possibili sul quale il software andrà a fare le simulazioni di DPS. Incrementando questo numero di combinazioni, sicuramente rallenterò la velocità della simulazione perché si deve fare più simulazioni con più combinazioni possibile. Inoltre, in base al mio piano di abbonamento, ho un limite, quindi ho un cap in questo caso di 16 milioni di iterazioni. Queste sono le iterazioni che ottengo con le 638 combinazioni di oggetti che ho messo qui. Se avete un piano gratuito siete molto limitati. Questo significa in realtà che voi potete simulare, ma dovrete effettuare più simulazioni e ogni volta cambiando qualcosina. Quindi dovete fare più simulazioni manualmente. Se avete il piano di abbonamento più elevato possibile, che è quello per esempio che io ho in questo video, avete circa 16 milioni di iterazioni con non so nemmeno quante combinazioni di oggetti, io sto aggiungendo qui. Sono 2161 combinazioni possibili. Abbiamo già visto insieme cosa significa effettuare una quick sim, abbiamo visto che ci sono diversi tipi di fight, e tra l'altro una piccola nota, se volete simulare per Dungeon Slice, è una funzione in beta, sono circa 6 minuti di un dungeon. Ovvero è un boss e poi tutti i pack da 5 mob con una certa regolarità. Questo non tiene conto di cose de specifiche della patch, ad esempio le relic adesso di Shadowlands. Se killate, se uccidete queste relic in un certo ordine, vi danno un buff e questo buff non è tenuto in conto in Simulation Craft. Qua vi dà solo la simulazione pura del vostro personaggio che attacca prima un boss e poi attacca dei gruppi di mob da 5. Così come Patchwork vi dà la simulazione pura del vostro personaggio che senza muoversi fa single target. Dovete prendere con le pinze le simulazioni perché non sempre corrispondono alla verità. Ci sono, diciamo, semplicemente delle variabili specifiche dell'espansione che non sempre sono vere. In questo caso Dungeon Slice è un buon indicatore per il vostro AoE in generale. Ma non vi dà, diciamo, sempre l'ottimo. Per esempio, se utilizzate un trinket da 3 minuti, tipo il Quantum Device, ogni 3 minuti vi dà un buff grosso alla Mastery, nel mio caso perché ho la Mastery. Questo buff lo dà una volta ogni 3 minuti. Però, ad esempio, il vostro CD principale da 3 minuti, che si allinea con questo buff del trinket, viene ridotto magari a 2 minuti per via della meccanica delle reliquie di Shadowlands, che quando le uccidete se uccidete Ur potete ridurre il cooldown delle vostre spell. Quindi in realtà il vostro CD non vi si allinea più col device. Conviene ancora utilizzare questo trinket rispetto a un altro, che magari vi dà un buff costante e non ogni 3 minuti. Questa è un po', come posso dire, è un po' la diatriba da avere. Se vogliamo, su questo tool, perché non sempre tiene conto di queste cose, ma è un subottimo appunto in questo caso, nel senso che ci sarà magari un 50-100 DPS extra che potremmo avere selezionando bene il trinket migliore. Però sicuramente ci dà sempre una buona indicazione di quello che dovrebbe essere il nostro target di DPS nel dungeon. È capitato anche delle volte di superarlo perché magari abbiamo preso dei pool estremamente larghi da 10 mob e il dungeon qui viene simulato con 5. Detto ciò, la simulazione che potete fare più comoda se volete è la Quick Sim, che è veramente rapida. Vi dà in qualche secondo, se io adesso mi vado a riprendere la stringa di Simulation Craft, vi dà in qualche secondo la simulazione. Tuttavia, per simulare effettivamente qual è il migliore equipaggiamento del vostro personaggio non è la migliore simulazione. Potreste pensare a StatWeight, che vi dice quali sono le statistiche da incrementare, quindi vi dà una linea guida su come dovete andare poi effettivamente a dare priorità sugli oggetti da droppare,
Però StatWeight anch'esso ha le sue limitazioni. Io adesso lo metto a simulare, ma prendo in esempio il mio personaggio. Il mio personaggio ha questo anello qui di celerità e maestria adesso in simulazione. E ve la eseguo, vi farò vedere le statistiche, ma subito dopo andrò a cambiare questo anello da celerità a maestria con un anello che dà più celerità. E prendo intanto la stringa. Perché faccio questa operazione? Perché simulando le stat weight con l'anello che dava meno haste, meno celerità, mi dice che la mia statistica prioritaria è appunto haste. Perciò adesso io ho messo l'anello con più haste, vado a simulare nuovamente su questo tool con l'anello che ha haste incrementata rispetto a mastery ed otterremo un risultato particolarmente interessante. Ovvero, adesso lo andremo a vedere in qualche secondo, ma in realtà haste non sarà più effettivamente la statistica che, al quale diamo priorità, ma diventerà mastery. Perciò voi mi direte adesso, ma come, alla simulazione precedente la statistica che ci serviva di più era haste tra le secondarie, mentre adesso è mastery dopo che abbiamo incrementato haste. Questo perché? Perché StatWeight vi dà una panoramica, uno snapshot su quello che serve al personaggio attualmente. Nel momento in cui cambiate un pezzo di equip, improvvisamente non vale più. Perciò StatWeight dovete, secondo me, utilizzarlo veramente con le pinze. Io non lo utilizzo quasi mai. L'unica vera sezione che in realtà vi sarà comoda è Top Gear. Top Gear, invece di dirvi cosa dovete dare priorità come statistiche, vi dà semplicemente, vi dice qual è il migliore tra un anello e un altro, per esempio tra un pezzo di gear e un altro. In questo caso io prendo l'anello utilizzato sulla seconda simulazione e l'anello utilizzato sulla prima e seleziono su trova Top Gear, mi metto in coda con altre persone che probabilmente vaganti che stanno utilizzando la stessa funzione e poi parte la simulazione. Ok, sfruttando i poteri del video editing che viene fatto offline, sono andato direttamente al risultato e vediamo che l'anello con più haste ha perso la simulazione, ma in realtà ha vinto l'anello con più mastery. Questo perché? Perché Top Gear appunto ha simulato entrambi i casi e ha visto qual era il DPS maggiore. Ora la differenza non è notevole, è 29 di DPS su circa 11.504, che è quello del gear attuale. Però, tuttavia, è comunque una perdita di DPS esistente. Potete anche andare sul DPS relativo, è uno 0.3% su 11.000 e rotti. Diciamo che Top Gear, secondo me, è lo strumento preferibile dentro Ridebots, perché vi dà veramente, vi dice istante per istante se una cosa la dovete tenere o meno. Quindi, per esempio, voi droppate un pezzo, ciò che fate o ciò che potete fare, dove andate su Top Gear, ho droppato un anello extra, me lo seleziono rispetto al gear attuale, find Top Gear e lui vi darà il risultato. Io credo di avervi detto tutto, vi ho dato una panoramica molto generale di come funziona SimulationCraft. Spero che la guida vi sia piaciuta, se volete sostenermi sapete sempre come farlo, noi ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti, e grazie. Bye.